E siamo allo sport basket, promosso in Serie A il Treviso Basket, vincitore ieri sera a Capodorlando. Due allora saranno le squadre venete nella prossima stagione nella massima categoria. Barnaba Ungaro. Treviso torna nella Serie A del basket dopo 7 anni, battendo in Sicilia a Capodorlando. La De Longhi ha conquistato la promozione, 76 a 65 il punteggio. 3 partite e 3 vittorie nel confronto che valeva il salto di categoria. La squadra trevigiana ha dimostrato nettamente sul campo di meritare questo traguardo. Una rincorsa cominciata nell'estate del 2012 dopo l'abbandono al basket di vertice della famiglia Benetton che a Treviso, tra gli altri successi, aveva portato 5 scudetti. Rinasceva così il Treviso Basket dal gradino più basso. Poi nel 2014 l'acquisto del titolo della Serie 2 del basket Nord Varese, con la dichiarata ambizione di tornare nell'elite della pallacanestro italiana. 5 anni di speranze, tentativi andati a vuoto, ma comunque utili per creare una solida base societaria con il progetto Universo, tanti soci insieme anziché un patron unico. La vittoria a Capodorlando come la meta di un viaggio lungo 7 stagioni. Il Veneto torna così ad avere 2 squadre in Serie A. Ci sarà il derby Treviso-Rayer Venezia. Ed è stata grande festa ieri sera, fino oltre la mezzanotte in centro a Treviso, circa 2.000 tifosi che hanno seguito la gara sul maxi schermo allestito a Porta San Tommaso. La vittoria con il ritorno in Serie A, subito cori e brindisi, il serpentone di appassionati, molti quelli dell'epoca biancoverde, tanti anche nuovi con i figli, si è spostato fino a Piazza dei Signori, ha poi raggiunto Piazza Duomo, sempre cantando inni alla squadra. Stasera si replica. La De Longhi infatti atterrerà nel primo pomeriggio a Verona, poi in pullman raggiungerà la palestra di Sant'Antonino, quartier generale delle squadre biancocelesti. Per le 20:30 appuntamento in città, ancora a San Tommaso, dove il maxi schermo rilancerà la grande festa con tutta la squadra, la società e i tifosi.